La pace dei santi sia con voi. Il 18 maggio la Chiesa celebra la memoria delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini. Bartolomea nasce a Lovere, in provincia di Bergamo e diocesi di Brescia, il 13 gennaio 1807. Conseguito il diploma di maestra assistente presso l'educandato delle Clarisse nel 1822, comincia nell'istituto stesso la sua attività di insegnante. Nel 1824 torna in famiglia e insegna nella piccola scuola aperta nella sua stessa casa per le bambine povere. Dalla sua preoccupazione per i segni lasciati dal periodo napoleonico, soprattutto tra le giovani femmine, in seguito sorgerà la Congregazione delle Suore di Carità, poi chiamate Suore di Maria Bambina. Bartolomea, infatti, opera nel piccolo ospedale per i poveri, fondato a Lovere dalle sorelle Caterina e Rosa Gerosa, dove viene chiamata come direttrice ed economa. Nel 1829 scrive le regole della nuova istituzione, alla quale guadagna anche l'adesione di Caterina Gerosa. L'istituto della Congregazione delle Suore di Carità sorge il 21 novembre 1832. Bartolomea però morirà il 26 luglio 1833. La Congregazione delle Suore di Maria Bambina si svilupperà sotto la guida di Vincenza Gerosa, riservata e timida, e trascorse alcuni anni della sua infanzia al banco della bottega familiare, poiché non poté studiare per la salute cagionevole. Già in questo tempo la sua modestia le faceva vivere una spiritualità semplice e ordinaria, fatta dalla partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica. Gli anni seguenti l'invasione napoleonica d'Italia segnarono profondamente la sua vita, sia per le difficoltà economiche, sia per la morte del padre, della sorella Francesca e infine nel 1814 della stessa madre. Malgrado ciò, Caterina Gerosa, con animo coraggioso, accettò questi avvenimenti come volontà di Dio e soffrì nel silenzio del suo cuore. Con la costanza della preghiera si impegnò in parrocchia e organizzò un oratorio femminile con incontri, ritiri e scuole pratiche di lavoro domestico. Dopo la morte prematura di Bartolomea Capitanio, Vincenza ebbe la tentazione di tornare alla sua vita di casa, ma spronata dal suo padre spirituale, Don Angelo Bosio, consentì a continuare l'impresa che, approvata dal Papa Gregorio XVI nel 1840, si diffuse rapidamente in tutta la Lombardia e anche nel Trentino e nel Veneto. Santa Bartolomea e Santa Vincenza sono state canonizzate nel 1950. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Santa Bartolomea e Santa Vincenza. Auguri alle care suore di Maria Bambina in festa per le loro sante fondatrici. Ed auguri a quanti il 18 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere uno dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, levare, alleluia. Ci troviamo all'interno del santuario di Santa Maria della Noce ad Inverigo, in provincia di Como. Ringraziamo il parroco Don Costante Cereda per la sua gentile ospitalità. Vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria quale Madre dell'Unità. L'esempio di Gesù Cristo, che prega il Padre perché tutti siano una cosa sola, stimola anche noi, Suoi discepoli, ad elevare intense suppliche per l'unità dei cristiani. La Chiesa Cattolica, accesa di zelo per l'unità dei cristiani
ed anzi di tutti gli uomini, prega fervorosamente Dio affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria, le varie famiglie dei popoli formino l'unico popolo della nuova alleanza. La Chiesa è fermamente convinta che la causa dell'unità dei cristiani è propriamente legata alla funzione della maternità spirituale della Beata Vergine Maria. Il Beato Papa Paolo VI chiama spesso la Beata Vergine Madre dell'Unità. L'eucologia in onore della Beata Vergine Maria dell'Unità, che si trova nel Messale della Vergine Maria, celebra Dio come sorgente dell'unità e origine della concordia. Onora l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo, il quale, la vigilia della sua passione, pregò il Padre per i suoi discepoli, perché fossero perfetti nell'unità. Ricorda anche la Beata Vergine che prese parte, con un ruolo di prim'ordine, ad alcuni eventi salvifici riguardanti il mistero dell'unità. Nel mistero dell'Incarnazione, quando nel suo grembo purissimo il Verbo di Dio unì con un vincolo indissolubile alla natura divina la natura umana. La maternità virginale, quando il Figlio di Dio si scelse una madre che non ha conosciuto corruzione nel corpo e nel cuore, che fosse immagine dell'unica ed indivisa Chiesa sposa. La passione di Gesù Cristo, quando il Signore innalzato da terra, alla presenza della Vergine Madre, radunò i figli di Dio dispersi. L'effusione dello Spirito Santo, quando Gesù, ritornato al Padre, inviò lo Spirito di unità e di concordia, Spirito di riconciliazione e di perdono sugli apostoli raccolti in preghiera con Maria. Affidiamo alla Beata Vergine Maria, Madre dell'Unità, il cammino ecumenico della Chiesa e tutte le famiglie, i gruppi e le nazioni divise, affinché possano presto essere un cuor solo e un'anima sola per la gloria della Santissima Trinità.